Adesso mi occuperò innanzitutto di ricavare il lado che è un M12 passo 1, passo 1 mm, per il rotore dell'accensione che sfortunatamente non si trova, anche nei ricambisti è molto difficile trovarlo, almeno nella mia zona, quindi lo farò al tornio. Questo tornio 550 watt della New Tool, lo trovate comunque su eBay, è un modello importato molto diffuso. Devo dire che funziona molto bene, almeno per piccoli particolari, per la costruzione di piccoli particolari. Poi ha anche un mandrino di 125 mm che tranquillamente utilizzando il set da interni e esterni per il montaggio del pezzo si può utilizzare per un reggio credo fino a 80 mm di diametro. La prima cosa che devo fare è, essendo qui, diciamo le velocità gestite dal cambio dalle varie combinazioni di queste due leve A e B, ma l'avanzamento, che è quello che ci dà poi come risultato finale il passo, cioè l'avanzamento per giro i millimetri, deve essere ricavato tramite accoppiamenti di vari ingranaggi che si trovano qui, come set del tornio, e andando a guardare nella tabella abbiamo le equivalenze tra gli ingranaggi e la misura della filettatura. Come possiamo vedere, i vari passi ci sono indicati Z1, Z2 e Z3. Io ho misurato un passo di 1 mm, quindi avremo una Z1 da 45, Z2 da 80 e poi Z4 da 24. È un sistema molto semplice che tramite regolazioni sia di questo di un'asola che permette il posizionamento in questo senso dell'ingranaggio che si trova nel mezzo dei due, e tramite anche altre due asole che permettono anche la rotazione dello stesso, si può regolare innanzitutto il gioco tra questi due tramite l'asola assiale in questo senso. Dopo si avvicina tramite queste asole ricavate nel diametro, che consentono rotazione, sollevando questa bielletta finché raggiungiamo il gioco ottimale tra i due ingranaggi. Da qui è possibile vedere la cascata. In questo modo poi, con l'avanzamento automatico, tramite questo rinvio, il carrello con il nostro utensile avanzerà di tot millimetri per ogni giro di rotazione del mandrino, e avremo la nostra filettatura. Ho individuato gli ingranaggi che andavano selezionati per ottenere questo avanzamento. Il 30 era già montato, poi abbiamo l'80 che andrà qui e non ricordo più, 63 denti andrà nell'albero più in alto. Allora, 63 denti lo possiamo già montare, c'è la chiavetta, è abbastanza semplice. E alla fine dell'albero c'è quel poco di gioco assiale che permette, tramite questa vite semplicissima, di contenere l'ingranaggio nell'albero. Ora il nostro da 80 dobbiamo inserirlo in questo alberino, che praticamente è un alberino che ha una chiavetta. La chiavetta scorre in questo asse, è praticamente un ingranaggio folle, come possiamo capire. Sembra meglio montare prima questa boccola, quella folle,
successivamente la chiavetta. Poi l'ingaggio che dovrebbe arrivare in fondo. Adesso per mettere in allineamento questi due ingranaggi dobbiamo anche spostare in questo senso l'ingranaggio, perché adesso interferisce con l'ingranaggio che abbiamo sull'albero finale. Adesso l'ho mollato, quindi potete vedere che scorre. Quindi cosa l'ho fatto? Adesso, anche se siamo qui, lo portiamo in fondo, andiamo a pacco, mettiamo diciamo il distanziatore. Adesso prendiamo un foglietto di carta, lo mettiamo tra gli ingranaggi per darci comunque il nostro gioco. Io uso questo metodo che è abbastanza funzionale. La carta permette quel poco di gioco che è necessario per gli ingranaggi. Adesso facciamo attenzione perché quando stringiamo può diminuire questo gioco. Possiamo ruotarlo e vedere se la carta subisce dei grossi, direi che lo spessore è quello della carta. Adesso per avvicinarci all'altro ingranaggio dobbiamo utilizzare la bielletta in questo senso, però dobbiamo porre prima un po' di carta, spingere con forza e anche qui. Gioco è quello. Noterete che la cinghia è lenta, ma è qualcosa di dovuto, perché in caso di problemi, di incidenti tra utensili e pezzo o di manovre sbagliate, comunque questo fa da nostro fusibile meccanico. Quindi la trazione si interrompe, il motore slitta, che il motore viaggia a velocità costante, e abbiamo quel tempo per rimediare. Ecco. È un espediente che è bene per la nostra sicurezza utilizzare. Adesso vi faccio vedere come avanza il carrello. Adesso il mandrino in movimento, diamo il moto al carrello, la velocità è abbastanza alta, quindi il carrello si muoverà velocemente, ma rispetterà un giro 1 mm. Naturalmente ci tengo a dire che per una filettatura di queste dimensioni si può fare benissimo con un maschio, però io il maschio da 12 per 1 non ce l'ho e il costo del maschio è come comprare 6 dadi su internet, quindi anche per fare tutto in casa, ecco, utilizzo il tornio anche per queste lavorazioni. Col maschio si fa molto prima, che vedete che utensile che devo usare per poter. Adesso ho messo un dado per farvi un esempio, per poter lavorare internamente. Il dado è già pronto, portato a 10 e 5 il diametro, più un po' di svasatura, e ora procederò con la filettatura. Ci sono voluti tempo e calma, ma alla fine il risultato sembra ci sia. Ora lo provo per la prima volta, c'è un po' di gioco all'inizio.
Però poi dopo, perfetto. Adesso abbiamo questa superficie che è da lavorare e da sfaccettare in maniera definitiva. Questa è già finita con lo smusso. E poi portiamo a una larghezza di 9-10 mm il dado. Lo stringo leggermente perché lo centro durante la rotazione. Devo girare a una velocità più adeguata. La migliore cosa sarebbe appoggiarlo alla superficie del mandrino, ma per le dimensioni del dado non è possibile. Comunque non è così importante. Il filetto è stato fatto utilizzando questa superficie, così come il foro, quella dietro. E così andrà montato il dado per essere sicuri dell'allineamento. Ma l'errore è pochissimo comunque. Allora, direi che il pezzo è completato e di ora troverò una rondella zigrinata. Anche per il montaggio direi che non ci sono assolutamente problemi. Alla prossima allora.